Buongiorno, oggi è una bellissima giornata ad Amsterdam. Sole e zero vento, però fa freddo. Gatta Stellina, buongiorno. Buongiorno patatina. Ciao Stellina. Buongiorno. Ma quanto sei bella, gattina mia. Gatta Stellina ha gli occhi di smeraldo. Sei bellissima, gattina mia. E tu? Cosa vuoi tu? Vieni qua. Bubu, chiacchierone, il chiacchierone, il brontolone. Cosa vuoi dire? Hai fatto bella nanna? Bravo. Sì, hai sognato qualcosa? No? Oggi niente? Hai sognato la pappa? Non sta nell'inquadratura, Deb. Amore mio, buongiorno. Sì. Ma quanto chiacchieri tu? Ma quanto mi devi raccontare tutto quello che è successo stanotte? Che bravo lui. Ma sì, che bravo. Che bravo. Denver, perché vai là e parli da solo? A Bubu. Altra pappa? No, gatto Denver, guardati. Stai lievitando di nuovo. Altra pappa? No. Colazione fatta, adesso basta. E perché sì? Ho capito che per te era poco, però ti garantisco che era la porzione giusta. Altra pappa dopo. 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 Tra un po'. Perché sì? Ha deciso il veterinario. E basta. Potremmo continuare così all'infinito con Denver. No, Denver non mi accompagna alla ciotola, Denver, questo fa. E adesso no, Bubu, Denver, hai appena mangiato. Adesso no. Ha arieggiato la stanza e rifatto il letto. Guardate queste lenzuola, quanto sono carine. Le ho prese su Shein, sono 100% cotone. E c'è il copripiumino e le due federe. Bisogna cercarli bene perché non sono tantissimi i set in cotone, ma quei pochi che ci sono davvero molto carini. Eccomi qua ragazzi, oggi abbiamo skippato completamente la parte trucco perché mi sono dovuta truccare in super velocità, avevo due call, la prima è stata abbastanza rapida, la seconda è durata quasi 2 ore, ma adesso solo una cosa dobbiamo fare. Oggi abbiamo un solo obiettivo in questa giornata, cioè fare l'albero di Natale, ragazzi. Oggi è il 1° dicembre, allora letteralmente, adesso ditemi se sono l'unica ad avere questa sensazione, ma è come se quest'anno, cioè è come se ogni anno tutti facessero l'albero di Natale sempre prima, sempre qualche giorno prima, e quest'anno la mia sensazione era che a metà fine novembre già tutti avessero fatto l'albero, manco letteralmente solo io. Adesso ditemi voi se l'avete già fatto oppure no. Secondo me la maggior parte di voi già l'ha fatto, almeno tutte le mie amiche già ce l'hanno l'albero di Natale, quindi devo assolutamente recuperare, ma a me piace tantissimo l'atmosfera natalizia, quindi anch'io non vedo l'ora di avere l'albero a casa, ma letteralmente mi sono rifiutata di farlo prima di dicembre, perché novembre è il mese del mio compleanno, quindi deve rimanere il mese del mio compleanno e quindi faccio l'albero oggi che è 1° dicembre, anche se solitamente, almeno nella mia famiglia, lo facevamo il 7 o l'8, però appunto quest'anno si anticipa, oggi il 1° dicembre e non vedo l'ora, ragazzi, lo metteremo lì come ogni anno, praticamente qua in questa zona, quindi devo un po' spostare quel mobiletto a specchio e tutte le cosine. Sposterò anche un po' il tavolo più verso la cucina in modo da avere più spazio qui. Che bello, ragazzi! Sono super super contenta. Adesso metterò numero uno musichetta natalizia, che però non posso farvi ascoltare, mannaggia, perché altrimenti YouTube mi blocca completamente la monetizzazione del video. Quindi posso accenderla solo quando smetto di registrare e accenderò
accendiamo una candelina natalizia, mettiamo il mood giusto, prepariamo il mood giusto, poi la sfida più grande sarà andare in cantina a prendere l'albero, perché io ho l'ascensore, ma l'ascensore porta solo fino al piano terra dove c'è l'uscita, ma poi si va un altro piano giù verso le cantine, i garage, la piscina, il solarium, la sauna, tutto quello che abbiamo, quindi quello è tutto un piano giù e l'ascensore appunto non va dal piano terra al piano meno uno, c'è la rampa di scale e il mio albero è gigantesco e pesantissimo. L'anno scorso è stata una vera sfida. Finalmente stasera, se le luci funzionano, che ogni anno è sempre un po' un'incognita, ma stasera se le luci funzionano avremo il nostro albero, che bello! Candelina accesa, questa ha un aroma molto speziato, super natalizia, anche se l'ho quasi finita, ma ho fatto scorta e ne ho già due pronte che voglio farvi vedere. Sono stata da Yankee Candle, perché qui ad Amsterdam c'è il negozio Yankee Candle. Eccole qua, prendo sempre la misura più grande perché altrimenti non ha senso, le adoro troppo. E queste sono, devo dire, le mie preferite natalizie di Yankee Candle e le ho prese anche l'anno scorso, quindi si trovano ancora, non sono edizione limitata. Questa è fantastica, ragazzi, la Christmas Eve. A parte che già il pack è bellissimo perché, cioè, candela più natalizia di questa non penso che possa esistere, con Babbo Natale sulla slitta e tutti i giochini, e si chiama appunto Christmas Eve, cioè vigilia di Natale. Questa la adoro, non so da quanti anni la riprendo ogni Natale, ma è ormai un must per me questa. E poi un'altra che vi straconsiglio, che personalmente adoro, è All Is Bright, che è molto festiva, un po' meno natalizia ma più festiva come fragranza, se ha un senso, se riuscite a capire, però anche questa è fantastica. E poi, già che ci sono, voglio farvi vedere anche le cosine che ho preso al The Bijenkorf, che è il centro commerciale che sta a Piazza Dam, se conoscete Amsterdam, e hanno sempre le decorazioni natalizie più belle veramente al mondo. Quest'anno c'era di tutto, ho visto addirittura la mascherina da Covid come decorazione natalizia. Allora, ho preso questi, sono dei biglietti d'auguri, albero di Natale tutto glitterato con le fatine che lo decorano, ragazzi, cioè questi non potevo lasciarli là, sono io praticamente, e la scritta buone feste in olandese, quindi i miei amici si beccheranno i bigliettini con la scritta in olandese. Ma volevo farvi vedere in realtà le decorazioni che ho preso, o i gingilli come li chiamo io, cioè guardateli e ditemi se non gridano il mio nome questi qua. Allora, prima cosa, ragazzi, cioè è una borsetta Chanel in vetro, cioè adoro, sono impazzita quando l'ho vista, c'era anche in rosa però alla fine l'ho presa nera, adoro. Poi naturalmente la boccetta di profumo simil Chanel, potevo lasciarla là? Naturalmente no, ragazzi. Anche questa tutta glitterata, oh mio Dio. E poi, questo in realtà, a rivederlo adesso, mi sembra un po' kitsch. Al momento mi piaceva, però siccome il mio albero ha tantissime decorazioni rosa, e alla fine ci starà bene, ed ho preso questo che è una specie di anello con scatola. In realtà ne ho prese altre di decorazioni già quest'anno, ma le avete già viste in un altro vlog. Queste sono solo le ultime di quelle che ho preso quest'anno. Ma adesso arriva la parte più impegnativa davvero. Andiamo in cantina e prendiamo l'albero. Nel frattempo ho fatto un po' di spazio, forse potrei spostare il tavolo ancora un pochino, ma penso che sarà sufficiente. Ho spostato il mobiletto, così lo metteremo qua. Tu fammi capire, qual è il tuo aiuto in questo momento? Questo è il tuo aiuto, cioè stare qua sul letto, sei comodo? Sei comodo? Hai mille cucce, il trespolino per i gatti, vero? Tutto lo spazio del mondo, però... il letto è la cosa più comoda. Che bravo amore mio, io adoro come mettono le zampine, io adoro come metti ste zampine così tutte, sei morbidissimo, caro Lever. Sì, lo sai che sei bellissimo. Borbottiamo a caso. E la pancia morbidosa di voi gattini. Io adoro la pancia morbidosa di questi gattini.
Bubu Denver. Bubu Denver. I bacini, i bacini, sì. Tanti bacini. E siamo nel corridoio buio delle cantine. Ta-ta-ran. Questa è la mia. Allora, non giudichiamo neanche l'aspetto di questa cantina. Lo so, più roba di così non ci sta. Me ne rendo conto, ci sono lo spazio per chiuderla. Le valigie, la prima cosa, vabbè, il tutore. Quello è l'albero. Dobbiamo tirarlo giù, non si capisce, ma è gigante. Ho deciso intanto di portare su le scatole con le decorazioni e poi pensiamo all'albero. Intanto queste, perché devo comunque fare due giri, in un giro unico non ce la posso fare. Queste sono tutte le scatole con le decorazioni. Credo che siano tutte. Lo spero. Abemus decorazioni, queste sono, ho messo tutto in questa busta, queste sono le altre e poi ne ho in realtà ancora altre di là in studio che sono appunto quelle che ho già preso quest'anno. Gatta Stellina, come al solito, non gliene frega un tubo di quello che sta succedendo. Salve. Salve. Tu divertiti pure, io sto qua bella comoda ad aspettare la pappa. Patatina. Ci siamo, adesso dobbiamo tirare giù l'albero di Natale che ho cercato di inscocciare e chiudere al meglio delle mie capacità. E vediamo in qualche modo di portare su questo. Non so come, ragazzi, ma ce l'abbiamo fatta, sono riuscita a trascinarlo su. Penso che in realtà era più semplice di quanto mi aspettassi, forse perché l'anno scorso era chiuso male questo scatolone. Poi quando... Ok, mi ero appoggiata sull'interruttore con lo scatolone, ok? E mi stava per venire un infarto. Oddio, mi prego, mi devo riprendere. Cioè, io veramente con le cose soprannaturali o comunque strane succedono in questa casa me la stavo per fare sotto. Oddio, non vedo l'ora di vedere la faccia che ho fatto nel montaggio, vabbè. In realtà ero io, ok? Quindi adesso spacchettiamo e iniziamo finalmente a fare l'albero. Cosa c'è? Gatto Denver, lo facciamo ogni anno l'albero. Ogni anno lo facciamo. Non ti sta bene? Fammi capire, non ti sta bene? Cosa sono questi lamenti? Il mio bubu. Ma smettila. Ok, ragazzi. Stavo per dire siamo a buon punto, ma in realtà non è vero, perché praticamente abbiamo appena iniziato. Comunque questo è il progresso che ho fatto fino a... Denver, smettila! Cioè, io veramente non ho un secondo di pace con questo gatto. Allora, ho posizionato l'albero, preparato, cavalletto, così, i piedini, come si chiama. E adesso sto piano piano aprendo tutti i rami, perché è molto molto importante aprirli bene, perché altrimenti c'è l'effetto finto. Quindi devo stare attenta. Tipo, vedete, vanno messi sempre verso il retro, tipo, o almeno questo è quello che faccio io, cioè tipo questo l'ho già sistemato, che non sembra male, questo non ancora, infatti è super incasinato. Quindi per sistemare ogni singolo ramo ci vorrà un po'. Questa è solo la prima parte dell'albero, in realtà ne abbiamo altre due, quindi ci metteremo un po', ma non vedo l'ora di vedere l'effetto finale. Primo step completato, prima parte dell'albero completata e già sembra molto più grande. Appunto, come vi dicevo, sono andata ad aprire bene tutti i rami. Ci metto sempre un po', però ne vale la pena. Nel frattempo Gatta Stellina si è messa comoda sulle decorazioni, praticamente. Sei comoda? Sei comoda? No, Gatta Stellina di poche parole. Gatta Stellina di poche parole. Poche ma buone, Gatta Stellina, lo so, lo so. Non vorremmo mica consumare 3 calorie parlando, naturalmente no. E anche il nostro gatto Denver si è messo tranquillo qui a fare la nanna. Lui si mette sempre qua quando ha sonno. E viene a fare qua la nanna, a volte anche sul letto. Però di solito questo è il suo posto, della nanna. Bravo, Bubu. Bravo, amore mio. Bravo. Sì, dammi i bacini. Dai, dammi i bacini. Grazie. Grazie. Che bravo. Sei bravissimo, amore mio.
Sì, bravo Bubu. Adesso continuiamo e vado ad aprire per bene anche tutti questi rami. Finite entrambe le sezioni ed ho sistemato tutti i rami e ci manca ancora la terza ed ultima sezione dell'albero. La mettiamo assieme. Ta-da! Adesso sistemo appunto anche gli ultimi rami in alto. E poi il nostro albero, almeno la base, è pronta. Ok, l'albero è montato, completo, finito. Cioè, finito. L'albero in sé, la struttura. Adesso dobbiamo ancora mettere tutte le decorazioni. Anzi, prima le luci e poi ogni anno ho il dubbio. Prima le luci o prima le decorazioni? Faremo prima le luci e poi le decorazioni. Regola fissa per quanto riguarda i gingilli di Natale, almeno per me, inizio sempre con quelli brutti, quelli che mi piacciono di meno e possibilmente li nascondo anche dietro l'albero, tipo questi che non mi fanno impazzire. Ci sono anche le due snowball di Chanel che erano presenti nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, quest'anno non esiste proprio, non l'hanno fatto, comunque non vedevo l'ora di metterle queste che sono bellissime, una ha la neve e l'altra ha i glitterini dorati. Altra decorazione di Chanel che era sempre nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. Abbiamo questa forma di boccetta di profumo dorata. Visto il mio lavoro non potevo non avere anche una decorazione a forma di macchina fotografica con il riflesso dell'altra macchina fotografica. Ciao! Questa è molto carina, l'ho presa l'anno scorso. Altra decorazione Chanel, abbiamo questa camelia in porcellana. E sulla cordicina c'è scritto appunto il nome del brand. E se non sbaglio anche questa mi sa che faceva parte. Non mi ricordo se era un regalo di una boutique o se anche questa faceva parte del calendario dell'avvento. Comunque anche questa mi piace un sacco. Questa è una delle più belle decorazioni che ho. Era la mia principessa preferita, la principessa Aurora. Questa l'ho presa a Disneyland Paris. Meravigliosa. E io l'ho sempre preferita con il vestito rosa. Tra l'altro, se avete visto il film, sapete. Un'altra delle mie preferite, io conosco il cartone a memoria, è Alice nel Paese delle Meraviglie. Naturalmente, tutto l'inizio, tipo, ma in realtà tutto il film, ma tipo tutto l'inizio lo so perfettamente a memoria. E notare che sta in una teapot, in una, come si chiama in italiano, caraffa da tè? Teiera, oddio, caraffa da te, teiera, bene Nicole, parlo 5 lingue, non mi ricordo i termini nessuna. Notare tra l'altro che io le decorazioni natalizie le metto nelle scatole Chanel, vabbè. Questo sembra quasi più estivo perché è un ghiacciolo, però i colori che ha è il fatto che abbia i glitter. Adoro. E un'altra tradizione dovete sapere che è purtroppo quella di rompere almeno una decorazione in vetro ogni anno. Per fortuna ho rotto questa che è una delle più brutte, cioè semplice niente di che. Però sì, almeno una dovevo romperla a quanto pare. Se vi ricordate queste le avevo fatte l'anno scorso, cioè il nastrino di Dior. Avevo preso queste, appunto sono tipo delle palline in plastica trasparenti che si possono aprire. Le avevo prese tipo su Amazon, pagate pochissimo. E all'interno ho inserito due camelie di Chanel. Secondo me sono molto molto carine così. Altra decorazione che adoro, vabbè se seguite i miei video da un po' già la conoscete, ve l'ho fatta vedere anche l'anno scorso, sempre presa a Disneyland, cioè ragazzi, glitter, il castello Disney rosa, cioè ma ci rendiamo conto? E in cima una piccolissima Trilli con la stellina. Stellina Dior dorata e poi, questo anche mi piace un sacco, il porta macaron con i tre macaron glitterati. Un altro che mi piace un sacco è questo abito rosa glitterato, anche questo grida Nicole praticamente, e ovviamente l'ho messo davanti. Altro bellissimo è questa boccetta di profumo, questa l'ho presa l'anno scorso, è abbastanza nuova. Un'altra che adoro, ragazzi, Trilli e la Torre Eiffel, cioè... ci può essere qualcosa di più bello e si illumina e cambia colore, cioè ragazzi, non devo dire altro, ovviamente anche questa presa a Disneyland Paris.
Altra decorazione bellissima, sempre con trilli campanellino, sempre con i glitterini, vabbè, i miei gusti penso che si capiscano benissimo. E il nostro albero, ragazzi, è quasi pronto, quasi quasi pronto. In realtà manca ancora la punta e qualche decorazione e abbiamo finito. Notare che Gatta Stellina non si è mossa da lì per tutto il tempo. Gatta! Io aspetto la pappa. Ta-da, ragazzi, l'albero è pronto, ho messo anche la stella che ho preso quest'anno esattamente come la volevo, erano anni che la cercavo così e l'ho trovata. E questo è il nostro albero completo. Come potete vedere c'è molto rosa nel mio albero, ma lo amo, è venuto bellissimo, bellissimo. E ci ho messo anche come proprio come tocco finale le candy cane, che sì, si possono mangiare, sono vere caramelle. Ci ho messo anche i regalini, in realtà sono tutti calendari dell'avvento, a parte questi due sacchetti, queste due buste Chanel e Louis Vuitton, che in realtà sono autoregali del mio compleanno, che sto aspettando di aprire per farvi il video, perché volevo prendere ancora una cosina, che però non ho ancora trovato, e poi unirvi il tutto in un unico video. Quindi per il momento ho messo tutto qui e sono super super soddisfatta del mio albero. Adoro. Cenetta vorrei fare i tortellini in brodo, niente di speciale, di eccezionale, ma ho voglia di tortellini in brodo, rigorosamente con il dado star italiano, che ovviamente ho preso in Italia. Non che qui non ci sia il dado per il brodo, però quello italiano è più buono, secondo me. E poi ho questi tortellini, questi invece li ho presi qui al supermercato, sono gli unici che ho trovato, e vi prego, guardate l'immagine, cioè c'è scritto gusto carne e c'è disegnata la mortadella, cioè non ha molto senso, infatti non mi è chiaro che cosa ci sia all'interno, ma sono abbastanza buoni. Cenetta pronta, adesso ci metto il parmigiano e poi vicino penso che mangerò anche queste ciabatte con sale e rosmarino, sono molto buone, tipo dei cracker un po' più spessi. Mi metto qui apposta in modo che si veda dietro di me il mio bellissimo albero. Mia family, adesso ceno e poi mi metto subito al montaggio di questo video, in modo che sia online puntuale domani alle 17:30, lo programmo già per domani. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video, spero che sarà più lungo e un po' più rilassante rispetto all'ultimo vlog di Milano, che era veramente una giornata super 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 intensa. Quindi mia family, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, promesso che ci vediamo lunedì, che inizio settimana non ne ho caricato, lunedì martedì, quindi promesso ci vediamo lunedì. Bacio grandissimo, buon weekend a voi che siete nel futuro, quindi per voi è venerdì, quando vedrete questo video sarà venerdì. Bacio gigante, come al solito venite qua, che il nostro braccio finale non può mai mancare e di venerdì deve essere ancora più forte degli altri giorni. Venite qua che vi abbraccio forte 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 e ci vediamo lunedì con un nuovo video. Muah.